Michele Bosco, che ringrazio per l'odierna presenza in veste istituzionale. Saluto gli illustri relatori e li ringrazio singolarmente per aver accettato di intervenire oggi. Devo dire che organizzare eventi formativi per consolidare positivi modelli e percorsi di reinserimento nella società della popolazione carceraria diventa un valore aggiunto per noi operatori del diritto e per chi opera nel sociale, nel campo penale e penitenziario, in ambito accademico, politico e dell'associazionismo. Analizziamo i gap del sistema carcerario tra gli addetti ai lavori affinché esso svolga la sua funzione rieducativa e non rappresenti invece un centro di raccolta di povertà, termine lato sensu, considerato che sarà sviscerato nel prosieguo del webinar. Lascio ora la parola per i saluti istituzionali al Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, Gian Michele Bosco. Prego. Sì, buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Allora, buonasera a tutti e ovviamente ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio Agito, ringrazio Maria Teresa Musacchio e tutti i partecipanti per l'invito. Ovviamente porgo i saluti da parte di tutta l'amministrazione comunale, del Comune di Catanzaro, quindi del Sindaco Nicola Fiorina, di tutta la Giunta e di tutti i consiglieri. Appena quando ho letto la locandina dell'evento, sinceramente ho avuto molto interesse nella partecipazione. Spero di partecipare il più possibile, anche se già anticipo, a un certo punto dovrò andare via. Però è un tema questo della detenzione a cui l'amministrazione comunale è molto sensibile. Io oggettivamente sono colpito proprio in tutti gli aspetti, sia quello professionale che quello istituzionale. E per la prima volta il Comune di Catanzaro, attraverso la figura poi del nostro collega, avvocato Luciano Giacobbe, per la prima volta è riuscito a nominare il garante dei detenuti, per la prima volta nella sua storia. Ma non è sufficiente la nomina del garante dei detenuti, ma è importante che tipo di approccio si vuole dare, che tipo di approccio vuole dare un'amministrazione. E quindi l'ottica, Maria Teresa parlava, mi sono appuntato, centro di raccolta di povertà. È importante che il sistema carcerario non venga inteso, come purtroppo spesso succede e si verifica, come un centro di raccolta di povertà. Ma questo è il compito da parte di tutte le istituzioni, a partire da quelle locali, no? A partire da quelle comunali, il compito di garantire, appunto, in nome garante dei detenuti, di garantire tutti quelli che sono i diritti dei detenuti che purtroppo, troppo spesso, non vengono garantiti. Come amministrazione comunale ci stiamo attivando da questo punto di vista attraverso Luciano, anche con il carcere dei minori, oltre che il carcere dei maggiorenni, con la comunità ministeriale dei minorenni. Quindi stiamo cercando innanzitutto di avviare un percorso di confronto, perché se noi pensiamo, noi crediamo che se non si attivi un confronto con le istituzioni, anche con e soprattutto con coloro i quali subiscono a volte in maniera eccessiva l'istituto carcerario, non si riesce ad arrivare a quello scopo rieducativo di cui bene diceva l'avvocato Maria Teresa Musacchio. Detto ciò, ovviamente vi ascolterò perché tengo ad ascoltare tutti i relatori e rimarrò più tempo possibile ad ascoltarvi. Vi auguro un buon lavoro e speriamo che eventi di questo tipo, e ne sono sicuro, ce ne saranno in seguito. Arrivederci, buon lavoro a tutti.
Prego Maria Teresa, attiva il microfono. Seguono i saluti dell'avvocato Maria Gemma Talerico, vicepresidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro. Prego, devi attivare il microfono. Lo trova sulla sinistra. Non so se vede dove c'è. Sulla sinistra, Maria Gemma. C'è, sì, infatti. Provi un po'. Non ti sentiamo. Riprova, Maria Gemma. Va bene, intanto do la parola, intanto che si ripristina il microfono del vicepresidente, do la parola alla dottoressa Martina Rizzo, referente di zona del Sole 24 Ore per Cosenza e provincia, nonché software specialist area sud, per interessanti illustrazioni per i colleghi. Prego. Buonasera a tutti. Mi chiamo appunto Martina Rizzo, sono la referente di zona del Sole 24 Ore, insieme anche al collega il dottore Matteo Maggiorese. Probabilmente molti di voi già ci conosceranno, insomma, non è la prima volta che collaboriamo appunto con l'Agicor appunto nell'organizzazione di questi interessantissimi eventi di aggiornamento professionale. Ovviamente quindi saluto Maria Teresa, la ringrazio sempre e saluto anche cordialmente tutti gli illustri relatori che sono appunto intervenuti quest'oggi. E allora, ovviamente non voglio sottrarre tempo utile diciamo appunto per le argomentazioni, quindi agli altri relatori che quindi discuteranno questo pomeriggio, e lascerò giusto in chat sia ovviamente i riferimenti miei e del collega, quindi del dottore Maggiorese, e lascerò anche alcuni link utili in merito a quella che è la nostra offerta, perché Sole 24 Ore tradizionalmente assiste professionisti e aziende appunto nello svolgimento della loro attività professionale, fornendo appunto tutti quelli che sono gli strumenti di supporto allo svolgimento, all'espletamento completo dell'attività, per cui oltre alle tradizionali piattaforme di aggiornamento professionale, ovviamente abbiamo gli innovativi software e soprattutto, e infatti volevo giusto spendere qualche parola in più questo pomeriggio proprio su questo, volevo appunto invitarvi a analizzare in particolare un servizio, che è il servizio appunto di punta che in questi ultimi anni l'azienda sta diciamo comunicando e divulgando insomma un po' a tutto il parterre dei professionisti, e che è Partner 24 Ore. Molti di voi probabilmente ne avranno già sentito parlare. Si tratta del servizio di networking e comunicazione degli studi professionali e non solo, perché in realtà l'azienda sta selezionando appunto sia i professionisti che le aziende che insomma possono diventare professional o business partner, e ovviamente come diciamo ecco è possibile intendere, l'utilità fondamentale diciamo dell'entrare a far parte di questa partnership è indubbiamente il vantaggio legato a quelle che sono le proficue collaborazioni professionali che possono venirsi appunto a creare con i vari professionisti e le aziende che fanno parte appunto del network, ma non solo, perché ovviamente è anche occasione per diciamo potenziare ulteriormente il proprio business, ampliare quelli che sono i normali e tradizionali confini della propria attività, scambiarsi opinioni, esperienze, quindi acquisire e potenziare ulteriormente appunto le proprie competenze professionali, ed inoltre, altro aspetto fondamentale ormai anche al giorno d'oggi in cui la comunicazione diventa un elemento fondamentale per la professione, il Sole 24 Ore cura anche tutto quello che è la campagna di visibilità e di comunicazione proprio per il professionista, che ormai diciamo è chiamato proprio a diventare sempre più anche imprenditore, ecco passatemi il termine.
Benissimo, allora io lascerò, ripeto, i link nella nostra chat, per cui chiunque di voi ovviamente volesse approfondire qualsiasi, diciamo, dei prodotti e servizi che noi appunto curiamo nella nostra offerta, ovviamente potrà contattarci. Io ringrazio tutti e ovviamente auguro un buon lavoro e un buon proseguimento di giornata. Grazie, a presto. Grazie Martina, sempre molto puntuale. E allora, il vicepresidente della COA di Catanzaro ritengo abbia ancora problemi, vediamo se ha ripristinato il suo microfono. Non ritengo di sì, ritengo di no, quindi procediamo. Quindi proseguiamo il tema del convegno Povertà in carcere, povertà del carcere, la detenzione come fallimento della regolazione sociale è introdotto dal garante dei diritti dei detenuti del Comune di Catanzaro, nonché consigliere del COA di Catanzaro stesso, Luciano Robbe, che sta oggi il nostro moderatore. Prego, Luciano. Grazie, saluto tutte le colleghe ed i colleghi, saluto e ringrazio gli illustri relatori di essere qui, ringrazio il Sole 24 Ore, sempre presente e prezioso, e un ringraziamento particolare lo voglio fare anche al collega Francesco Iocopino per aver dato veramente un contributo importante nell'organizzazione di questo webinar. Saluto anche il Presidente del Consiglio Comunale Gian Michele Bosco, sempre con me presente per ogni iniziativa insieme al settore delle politiche sociali. Come ha detto l'Avvocato Maria Teresa Musacchio, oggi la tematica che abbiamo scelto in questo pomeriggio di studio forense e di attività di sensibilizzazione dei diritti umani a tutela delle persone private della libertà personale è appunto povertà in carcere e povertà del carcere. Questo è un tema molto delicato in quanto fa emergere le tante difficoltà e problematiche del nostro sistema penitenziario e denota riguardo il fallimento della politica italiana sempre più distante dalla realtà in cui vivono quotidianamente i detenuti all'interno degli istituti penitenziari. Per cui al fenomeno della povertà in carcere, infatti la percentuale più alta di popolazione carceraria è appunto costituita dai poveri, tossicodipendenti, extra comunitari. Quindi accanto a tale fenomeno si aggiunge quello della povertà del carcere, dove vi è una politica incapace di offrire alle persone private della libertà personale una reale funzione rieducativa della pena e un concreto reinserimento sociale. Ed è questo il punto perché la funzione rieducativa della pena, proprio nel tentativo di conseguire appieno la sua finalità, deve avere avvio dalla fase iniziale della pena, da quando i detenuti vengono inseriti nell'istituto penitenziario e non immediatamente prima del fine pena. Il carcere quindi deve diventare realmente il luogo di risocializzazione, di inserimento sociale, ma ancora siamo distanti da questo obiettivo e per questo devono essere potenziati specifici programmi che riguardano attività sportive, teatrali, culturali, ricreative, il lavoro e l'istruzione. Dico questo perché la formazione in carcere deve realmente essere organizzata per formare figure di detenuti che vengono poi richieste nel mercato del lavoro, anche perché il lavoro costituisce poi il presupposto principale di inserimento sociale degli ex detenuti e questo non soltanto dal punto di vista meramente economico, ma come autostima e come gratificazione personale. E poi d'altronde sono tantissime testimonianze ex detenuti che confermano e dimostrano l'importanza dell'esperienza lavorativa vissuta sia all'interno che all'esterno degli istituti penitenziari. Però perché ci sia un reale reinserimento sociale è necessario che il sistema penitenziario funzioni. Necessario che le carceri italiane siano efficienti da tutti
i punti di vista, ma purtroppo, come dicevo, ci sono tante problematiche e criticità. Bisogna evidenziare che nonostante il lavoro e quindi l'istruzione costituiscano un'attività trattamentale fondamentale per il detenuto, perché questo può rappresentare una via d'uscita da quello che è il percorso di criminalità, ancora oggi negli istituti penitenziari lavora poco più di un terzo della popolazione carceraria, e questo perché una delle principali criticità è quella della carenza del personale penitenziario. Mancano molti agenti di polizia penitenziaria, manca il personale amministrativo, medico, infermieristico, molti funzionari giuridico-pedagogici, così come mancano molti educatori, ragion per cui ad oggi soltanto 7 detenuti su 100 frequente porta a termine corsi di formazione professionale e 3 su 10 quelli scolastici. Ormai sono passati 3 anni dall'inizio della pandemia e il Covid ha riportato alla luce ancora di più le tante difficoltà, questo a livello politico, del nostro sistema penitenziario. Infatti in questo lungo periodo pandemico si sono verificati tanti casi di evasione, aggressioni, decessi, emergenze sanitarie e suicidi. Quindi questa è sicuramente una realtà sicuramente accelerata dalla straordinarietà degli eventi che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, però è conseguenza di pregresse strutture, in quanto vi è carenza di investimenti e assenza di investimenti nell'edilizia penitenziaria, come dicevo prima, carenza di personale amministrativo, vi è la mancanza di approvazione di riforme ad hoc dell'ordinamento penitenziario, così come vi è la mancanza di realizzazione e attuazione di misure alternative alla detenzione. E in questi anni ovviamente il Covid ha riportato alla luce le tante, diciamo, difficoltà e altre problematiche inevase, emergenza sanitaria e sovraffollamento carcerario. Come sovraffollamento carcerario, anche se ai tempi della pandemia i detenuti erano diminuiti nelle carceri italiane di circa 8.000 unità, quello, diciamo, era stato un inizio di speranza, ma oggi siamo tornati ai numeri del 2015, dove i detenuti in Italia sono ancora addirittura 57.000 a fronte di 51.000 che sono i posti regolamentari. Quindi questa è una piaga sociale che affligge il nostro paese. Non è un caso che l'Italia sia stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per le condizioni quindi degradanti in cui sono stati sottoposti moltissimi detenuti, quali poi sono stati risarciti con ingenti somme di denaro pubblico, e il tasso di affollamento addirittura si aggira intorno al 150%, ma vi sono regioni, in alcuni carceri della Lombardia o anche nel Lazio, che si arriva addirittura al 190%. In Calabria abbiamo fortunatamente numeri leggermente più bassi, infatti come regione ci qualifichiamo al 9° posto, però abbiamo sempre una popolazione carceraria numerosa, ci aggiriamo intorno al 96%, però l'altra problematica è anche un discorso pure strutturale. Gli ambienti carcerari costringono un'intera popolazione a vivere in spazi ristretti, angusti, a stretto contatto tra di loro. E basti pensare che nel 39% dei istituti penitenziari ci sono celle, come anche presso la casa circondariale di Catanzaro, ci sono celle che non superano i 3 metri quadrati calpestabili per ogni detenuto. Nel 44% delle celle manca degli istituti penitenziari l'acqua calda, così come nel 56% manca la doccia nelle celle. E a questo poi abbiamo la problematica dell'emergenza sanitaria, quindi violazione dei diritti per un sacrosanto diritto di tutela alla salute dei detenuti, che oggi viene a mancare perché diciamo la salute all'interno delle carceri italiane è al limite della tollerabilità. Non vengono quindi diciamo garantiti, per quello che riguarda l'emergenza sanitaria, diciamo il rapporto tra medico e detenuti, addirittura come carenza di personale medico di 1 su 315, mancano quindi poi le risorse adeguate per garantire all'interno tutti i servizi necessari, tutti gli esami specialistici e ovviamente la risorsa dei medici specialisti. Secondo i dati della SIMS, il carcere resta tutt'oggi un territorio di scambio, ancora oggi, di patologie e infezioni. Il 70% dei detenuti sono
psicologici o clinico-psichiatrici, sono pressoché assenti i programmi di sostegno psicologico. E quindi ancora oggi ci sono molti casi di soggetti sieropositivi all'HIV, alla tubercolosi o all'epatite C cronica. E quindi ci sono tante problematiche e criticità a livello politico. Ad esempio il carcere poi costa tantissimo, è ricchissimo quanto a risorse, poverissimo per quello che comunque produce. Vi sono, come dicevo, violazione dei diritti umani, recidiva, il 33% dell'intero budget previsto per la giustizia è assorbito dall'amministrazione penitenziaria, che conta addirittura 189 istituti penitenziari. Per tutta la giustizia civile e penale lo Stato italiano stanzia circa il 60%, però per le misure di comunità, per la giustizia minorile, addirittura soltanto il 3%. E quindi in particolare su tali problematiche adesso prende la parola la dottoressa Rita Bernardini, già parlamentare della Repubblica, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Prego. Grazie, grazie per questo invito e per le modalità con cui avete organizzato questo webinar. A me interessa innanzitutto confrontare il budget per l'amministrazione penitenziaria nel 2023, e perché se diciamo povertà in carcere, povertà del carcere, dobbiamo dire invece che il carcere è ricchissimo di risorse. È ricchissimo di risorse perché per il 2023 il budget prevede uno stanziamento di 3 miliardi e 91 milioni, mentre, come veniva poco fa ricordato, per le misure di comunità, quindi per gli UEPE e per la giustizia minorile, il budget si ferma a 280 milioni. A me questa cifra che lo Stato destina all'amministrazione penitenziaria per gestire i 189 istituti di pena mi sembra veramente spropositata, soprattutto se la paragoniamo sia alla giustizia, che dovrebbe occuparsi delle pene e misure alternative, ripeto, solamente 280 milioni rispetto ai 3 miliardi e 100 milioni, sia se la paragoniamo all'intero budget che viene destinato dallo Stato italiano alla giustizia. Ora sappiamo quanto soffre la nostra giustizia, che è un servizio che lo Stato italiano deve offrire ai cittadini. Ebbene, siamo intorno ai 10 miliardi in totale, quindi compreso la giustizia civile e penale, l'amministrazione penitenziaria, le misure di comunità e tutto il resto. Per l'esattezza parliamo di 9 miliardi e 442 milioni. L'amministrazione penitenziaria si mangia il 32,7% dell'intero budget. Ora confrontiamo queste realtà, cioè il servizio giustizia che lo Stato italiano deve offrire ai propri cittadini, e quindi tutta la giustizia penale con i suoi tribunali, le corti d'appello, i magistrati, i cancellieri, il personale ausiliario, eccetera, eccetera. Per questo il budget destinato è solamente del 60%. E io credo che non ci sia raffronto, insomma, rispetto alle due voci, no? Che sono quella della giustizia civile e penale è così importante. Ma è importante anche pensare a quanto rispetto al l'intero bilancio dello Stato viene destinato al pianeta giustizia. Nel totale noi spendiamo lo 0,89, quindi non arriviamo nemmeno all'1% dell'intera spesa.
se consideriamo solo la giustizia penale e civile, lo Stato destina lo 0,55% dell'intera spesa. Ora, qui potremmo fare tante analisi relative all'irragionevole durata dei processi, a proprio quello che produce la giustizia italiana, però soffermiamoci su queste cifre che mi sembrano particolarmente significative. Noi siamo abituati, me ne darete atto, in tutti i convegni che vengono fatti sul carcere, ma lo stesso ministro della giustizia Carlo Nordio lo ha detto più volte, ad affermare che il carcere è criminogeno perché produce recidiva. Si parla del 70-80% di recidiva una volta che una persona ha finito di scontare la pena, rispetto alle pene e misure alternative che sono molto, molto più efficaci ai fini della recidiva rispetto al carcere. Però noi mettiamo tutto sulla pena eseguita in carcere. Allora, intanto è stato già detto, dobbiamo partire da un dato che è quello della presenza di detenuti, no? Quanti sono i detenuti? Stanno aumentando in un modo preoccupante. Sono, per l'esattezza, al 31 maggio 57.230, con un aumento di 556 rispetto al mese di aprile. 57.230 rispetto a circa 47.000 posti, perché dai 51.000 posti ufficiali occorre mettere in conto i posti inagibili. Ma se pensiamo che questa popolazione detenuta si deve poi confrontare con un personale che fra l'altro è l'80% della spesa dell'amministrazione penitenziaria, con un personale che è sempre più scarso, perché vedete, gli agenti di polizia penitenziaria, quelli assegnati alle carceri, dovrebbero essere 37.000. Lo Stato italiano, questo come pianta organica, poi lo Stato italiano non gliene manda 37.000, gliene manda di meno e stiamo a 32.000. Poi se andiamo a vedere quelli che effettivamente stanno in carcere, arriviamo a cifre, ma questo lo confrontiamo tutte le volte che entriamo a fare una visita in carcere. Credo che l'avvocato Francesco Jacopino, con il quale abbiamo visitato per esempio il carcere di Catanzaro, lo può confermare, perché fra i distacchi degli agenti della polizia penitenziaria, malattie un po' di lunga data, problemi per parenti disabili, cioè insomma alla fine, ma sono soprattutto i distacchi a pesare, alla fine in sezione a contatto con i detenuti ce ne sono ben pochi. Tanto per farvi un esempio, nei giorni scorsi abbiamo visitato il carcere di Trapani. Bene, nella sezione Mediterraneo, che ospita circa 200 detenuti, c'era su tre piani dalle 16 in poi del pomeriggio un solo agente che deve stare appresso a tutte le questioni che si possono presentare. Se ne presentano tante in carcere proprio per la povertà diffusa della popolazione detenuta, che non è solamente povertà materiale, è anche quella, ma è soprattutto povertà di offerta trattamentale. Noi abbiamo il 35% dei detenuti che sta dentro per problemi legati al piccolo spaccio, quindi alla violazione dell'articolo 73 della legge sulle tossicodipendenze, sulla droga. E di questi, poi abbiamo nel totale fra il 20 e il 25% dei detenuti che sono tossicodipendenti. Poi abbiamo gli stranieri,
Poi naturalmente ci sono anche gli stranieri tossicodipendenti. Gli stranieri sono intorno al 30%, sono un po' diminuiti rispetto al passato, ma hanno ben pochi mezzi per difendersi e soprattutto per loro spesso non è possibile accedere alle misure alternative semplicemente perché, come diversi poveri italiani che finiscono in carcere, non hanno un alloggio, non hanno una casa in cui poter andare, e le istituzioni locali difficilmente mettono a disposizione questi alloggi per scontare misure alternative come la detenzione domiciliare. E quindi poi abbiamo i casi psichiatrici. Abbiamo i casi psichiatrici che pure sono tantissimi, e che, ecco, vedete, tutte queste categorie che ho elencato, che fanno il grosso della popolazione detenuta, difficilmente possono trovare in carcere quella funzione rieducativa che è richiesta non solo dalla nostra Costituzione ma anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per cui il tutto si traduce spesso in trattamenti inumani e degradanti, semplicemente perché è impossibile, non ci sono gli educatori, ma nelle carceri italiane non ci sono i direttori. Faccio l'ultimo esempio: Trapani non ha, che è un istituto con più di 500 detenuti, un po' come quello di Catanzaro, ebbene, non ha un direttore titolare. Il direttore che due volte a settimana si reca a Trapani è titolare del Lucciardone che sta a Palermo, e in più, siccome evidentemente hanno considerato centralmente che il lavoro per il dottor Prestipino era troppo poco, gli hanno dato anche il carcere di Castelvetrano. Quindi mancano i direttori, mancano i funzionari giuridico-pedagogici, cioè gli educatori. E pensate che la legge impone un percorso individualizzato di trattamento, cioè ogni detenuto definitivo, a parte il 30% che sta lì in attesa di processo e che all'esito del processo al 50% verrà riconosciuto non colpevole, superiamo questo che è un problema serio, ma queste persone dovrebbero avere un trattamento individualizzato, cioè un percorso di studio, lavoro, rapporti con gli educatori, gli assistenti sociali, gli psicologi, per cui individualmente si fa su di loro un percorso di ritorno nella società. Tutto questo semplicemente non esiste. Voi pensate che c'è dall'articolo 74 in poi dell'ordinamento penitenziario, che sono i consigli di aiuto sociale, che non sono mai stati attuati e che dovrebbero raccogliere presso ogni sede di tribunale di ogni città, dovrebbero raccogliere un po' tutta la società, sia istituzionale che economica, di volontariato, associativa, proprio per fare insieme questo percorso di reinserimento sociale. Dal 1975 non sono mai stati istituiti. Quindi evidentemente la strada da fare è lunga. Volevo soffermarmi, e ho finito, perché poi, vedete, è talmente assurdo. A volte uno pensa che c'è una vena di follia, no? Nell'amministrazione della giustizia e del carcere del nostro paese, perché facendo un'interrogazione al ministro Nordio abbiamo saputo finalmente il numero esatto dei liberi sospesi. Ebbene, ci ha dato il numero esatto, però sappiamo che non è esattissimo. Sono ben 92.000 in tutta Italia. I liberi sospesi sono quelle persone condannate ad una pena inferiore ai 4 anni, che attendono una decisione del magistrato di sorveglianza che può dare loro una misura alternativa,
oppure decidere che sono pericolosi, magari a distanza di anni, e che devono andare in carcere. Allora, c'è un esercito praticamente. Perché dico che questa cifra in realtà non è nemmeno completa? Io valuto che siano almeno oltre 100.000 questi liberi sospesi, perché sono solamente quelli registrati presso i tribunali di sorveglianza. Molti devono ancora essere messi, digitati e immessi nel sistema, e questo ce lo hanno assicurato i presidenti dei tribunali di sorveglianza. Quindi c'è un esercito di persone che magari a distanza di 5, 6, 7, a volte anche più anni, si vede dare finalmente la destinazione o di una misura alternativa o del carcere. E questo significa che se sono riusciti nel frattempo a risocializzarsi, ebbene, si hanno trovato un lavoro, si hanno messo su famiglia, insomma, devono magari entrare in carcere, oppure a fare una misura alternativa che comunque gli costerà rispetto alla vita quotidiana che sono riusciti a conquistarsi. Un'altra suggestione, i telefonini. Cioè, noi abbiamo ancora un ordinamento che prevede che il detenuto di media sicurezza possa fare 10 minuti di telefonata a settimana. Ma noi ci rendiamo conto, ce ne rendiamo conto anche attraverso questa webinar, no? Che noi viviamo, siamo un tutt'uno con il telefonino, no? Se stiamo lontani dal telefonino per un po', quasi sentiamo una mancanza. Ebbene, per il detenuto la cui vita, secondo le regole penitenziarie europee, dovrebbe assomigliare quanto più possibile alla vita esterna, per il detenuto 10 minuti di telefonata a settimana per parlare con i figli, i genitori, insomma, o la moglie o il marito se è detenuta donna. Quindi siamo fuori da ogni logica, siamo fuori da ogni ragionevolezza, e io credo che se c'è un'opera che possiamo fare tutti insieme è proprio quella di riportare un po' di ragionevolezza nell'esecuzione penale, intanto cominciando a mettere in discussione le cifre che prima ho dato. È troppo poco il budget della giustizia minorile di comunità, è troppo poco, 280 milioni, pensate che per i progetti nel 2023, per i progetti singoli, quindi legati strettamente non al personale ma al detenuto, gli stanziamenti sono di 6 milioni di euro. Di che cosa stiamo parlando? Evidentemente di briciole. Quindi noi dobbiamo cominciare un po' a rivoltare la logica di questi bilanci, che sono totalmente fallimentari se pensiamo alla funzione rieducativa e risocializzante della pena. Ok, grazie dottoressa Bernardini. Come diceva, la strada è lunga, quindi ancora siamo molto indietro, perché realmente parliamo di povertà del carcere, parliamo di, come diceva, di carenza di direttori, dove ci sono direttori che hanno deleghe anche per più di due carceri, e quindi c'è questa problematica. Ad esempio, presso la casa circondariale del carcere di Siano mancava anche il vice direttore, vi erano problematiche riguardanti proprio questa carenza di personale, perché il nodo più problematico era la TSM di Catanzaro, dove mancava il medico psichiatra a giugno 2022, fortunatamente a marzo questo medico è stato inserito presso le altre sezioni dedicate alla cura, all'osservazione e al trattamento di patologie psichiatriche. Mancava tale medico specialista da luglio 2022, ad aprile fortunatamente anche qui è stato inserito tale medico psichiatra, però
sono situazioni critiche. Ho fatto l'esempio di Catanzaro perché abbiamo problematiche uguali in tutta Italia, però poi c'è il discorso, come Catanzaro, che comunque la TSM è l'unica per i 12 istituti penitenziari della Calabria che ospitano circa 3.000 detenuti, perché l'altra TSM di Reggio Calabria è ancora chiuso in fase di ristrutturazione e perché mancano anche lì i medici specialisti, però la problematica è quella anche soprattutto per questi reparti così delicati dove mancano quei programmi di sostegno psicologico. Quindi veramente è una strada in salita dove effettivamente bisogna fare tanto a livello politico. Adesso lascio la parola al professor Stefano Anastasia, docente di sociologia del diritto presso l'Università di Perugia, garante dei diritti dei detenuti della Regione Lazio e portavoce dei garanti territoriali. Prego, professore Anastasia. Non la sentiamo. Forse. Ecco, ora sì, perfetto. Grazie molte a Luciano Giacobbe e agli altri amici che hanno organizzato questo incontro su un tema così, così importante e di cui, se devo dire la verità, si parla troppo poco. Delle disfunzioni del carcere, ahimè, purtroppo si parla, nel senso che del carcere si parla solo quando appunto le cose vanno male, quando succede una tragedia, un evento critico o cose di questo genere. Quindi delle disfunzioni del carcere si parla, diciamo, almeno quando si parla del carcere, e della povertà in carcere, della povertà del carcere non si parla o non si parla abbastanza. Se ne parla ogni tanto, diciamo, affrontando singoli casi, singole storie che vengono alla nostra attenzione, alla cronaca, non se ne parla in termini, diciamo sì, strutturali, per quella che sono le caratteristiche proprie del sistema penitenziario del carcere. Ora Rita Bernardini prima di me ha fatto tutta una prima parte di esame anche delle risorse, dei mezzi finanziari a disposizione del carcere, che ovviamente ci aiuta molto a capire le difficoltà che esistono. Però io penso che noi non dobbiamo dimenticare, perché altrimenti rischiamo, di pensare che il tema abbia una qualche facile risoluzione, invece ahimè, diciamo, facili soluzioni non ne ha. Non dobbiamo dimenticare che il carcere moderno, non le carceri nostre, quelle di cui ci occupiamo ciascuno di noi individualmente, chi fa il garante o chi ci entra per ragioni professionali o di impegno politico e civico, eccetera, ma il carcere moderno è, diciamo sì, una struttura nata, pensata, voluta per chiudere la povertà. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Il carcere moderno nasce all'inizio dell'età moderna per frenare, custodire, rinchiudere i vagabondi, cioè quelli che sono stati espulsi dalle campagne, dall'economia di sussistenza all'inizio dell'età moderna, si riversavano nelle città e quindi dovevano essere messi da qualche parte. Così il carcere, che pure ha una storia più antica, ovviamente, che è la storia del carcere mamertino che abbiamo a Roma sotto il Campidoglio, diciamo sì, ma che era un carcere pensato esclusivamente per la custodia delle persone accusate in attesa del processo, non certo come luogo di esecuzione della pena. Viceversa, quando bisognava custodire i vagabondi, appunto i poveri, il carcere scopre questa diversa funzione e da allora nasce il mito della rieducazione, il mito della reclusione che possa in qualche modo trasformare il vagabondo ozioso nella persona invece capace appunto di
di rendersi utile produttivamente alla società. Dico un mito perché poi la storia, ormai sono passati centinaia di anni, diciamo, la storia ci dice che questa conversione del vagabondo ozioso nel lavoratore operoso è un caso, diciamo, che accade raramente, come piace dire, per esempio, dentro il nostro sistema. Accade quando si allineano i pianeti, no? I pianeti di un istituto penitenziario discretamente funzionante, che magari ha un direttore, per stare alle cose che diceva prima Rita Bernardini, che ha un'area educativa che lavora alacremente, che ha sufficiente personale di sicurezza per seguire le attività, che ha magari qualche contributo dall'esterno, intendo dalla scuola, dal volontariato, da operatori economici che decidono di investire sul sistema penitenziario, e poi magari appunto a una magistratura di sorveglianza adeguata nel numero e anche nella, diciamo così, nella vocazione, no? E poi magari la persona deve avere anche un retroterra, un background familiare, sociale, che gli consente di avere le risorse per poter uscire dal carcere in una misura alternativa o in qualche altra. Insomma, perché si realizzi, diciamo sì, l'aspirazione costituzionale alla rieducazione della pena, si devono mettere in fila molti pianeti, una congiunzione astrale molto difficile. Ma il punto è, ripeto, che il carcere ospita innanzitutto persone povere. È stata pensata, diciamo così, come la civile alternativa alla schiavitù, è stata pensata come la civile alternativa alle pene corporali. Queste erano le cose che c'erano per i poveri prima che nascesse il carcere. Poi a un certo punto si è deciso di metterli da qualche parte e quindi il carcere veniva bene, diciamo, sì, veniva bene. E gli ospiti del carcere sono ancora oggi selezionati tra persone socialmente svantaggiate. Questo lo sappiamo, lo vediamo ogni giorno, vediamo le difficoltà che hanno sia dal punto di vista, diciamo, economico. Chi non può lavorare in carcere, fosse pure per qualche ora al mese, non ha spesso i mezzi per comprarsi nulla, neanche per potersi fare una pasta impropria e non mangiare la sbobba che passa l'amministrazione. E sappiamo che in carcere ci sono persone povere dal punto di vista dell'istruzione. È l'unica, diciamo, per usare una espressione costituzionale che poi riprenderò più avanti, l'unica formazione sociale, no? Il carcere, dove gli analfabeti sono tanti quanti i laureati, o forse sono più dei laureati, dove certamente coloro che non hanno finito l'obbligo scolastico sono più di quelli che invece l'obbligo scolastico l'hanno finito. Insomma, è l'immagine dell'Italia degli anni 50, del secolo scorso, non certo, diciamo sì, di questo secolo. E poi è la popolazione penitenziaria, una popolazione fatta di persone che sono socialmente anche povere, o se volete svantaggiate. Lo abbiamo visto, lo diceva mi pare prima Giacobbe, lo abbiamo visto durante il Covid, le difficoltà che abbiamo avuto pure in una legislazione, diciamo così, contraddittoriamente orientata alle alternative alla detenzione, le difficoltà che c'erano a far uscire le persone dal carcere, anche coloro che ne avevano tutti i titoli legali, ma che, diciamo così, non avevano dove andare, non avevano un tetto da mettersi sopra, e che per questa ragione restavano
in carcere, nonostante appunto avessero tutti i titoli per stare fuori, e sappiamo quanti ce ne sono ancora oggi, diciamo, quotidianamente, di persone che potrebbero stare fuori se avessero, diciamo, quel minimo di relazioni sociali, oltre che di risorse economiche, per poter stare fuori. E poi sappiamo che le persone detenute sono spesso in carcere per, diciamo così, innanzitutto per reati da poveri, i reati contro il patrimonio, spesso reati minori contro il patrimonio, oppure, diciamolo anche, i reati, prima li citava Rita Bernardine, i reati in violazione della legge sulla droga, di cui la stragrande maggioranza, il 90% dei quali sono reati di piccolo spaccio fatto da chi non ha altro modo, diciamo sì, per mantenersi o per accedere se stessi, diciamo sì, al mercato delle sostanze stupefacenti. E quindi, diciamo, questo ci disegna anche dal punto di vista dei reati commessi, quindi in qualche modo delle ragioni per cui giuridicamente si entra in carcere, appunto il carcere dei poveri. E poi il carcere è dei poveri perché i poveri hanno maggiori difficoltà nel far valere i propri diritti, nella tutela, per esempio, nella tutela legale, sia nel corso del procedimento, ma anche nel corso dell'esecuzione penale. In questo, diciamo, webinar ci sono molti, a partire dal nostro moderatore, molti avvocati, e non dobbiamo dimenticare che questo è, diciamo sì, un problema che pesa sulle persone che sono in carcere, cioè la difficoltà di avere un'assistenza legale adeguata. Sì, certo, il gratuito patrocinio fa qualcosa, ma non fa, diciamo sì, la stessa cosa, diciamo, di un'assistenza tecnica qualificata. Questo lo dobbiamo sapere, e quindi queste cose si sommano a quegli svantaggi sociali, no? Ora si discute molto della proposta del ministro Nordio riguardo alla convalida dei provvedimenti cautelari, come sarà, quando sarà a regime la riforma, se si potrà fare, non si potrà fare, quali esiti darà. Però noi lo sappiamo che di fronte a una certa clientela del carcere, cioè appunto le persone povere, uno o tre giudici potrebbero non fare la differenza, perché se non si hanno altri mezzi, altre possibilità, altri luoghi, la possibilità di poter avere un arresto domiciliare o quant'altro, quelle proposte rischiano di restare, per una certa tipologia di detenuti, delle proposte sulla carta. E quindi questo è il problema della povertà nel carcere. E poi c'è la povertà del carcere, giustamente, come dice il nostro titolo. Lo diceva Giacobbe prima, a proposito degli spazi, delle persone, delle attività, la carenza di tutto che noi vediamo quando andiamo in carcere, appunto, la mancanza degli spazi per poter svolgere le attività, delle risorse per svolgere le attività, perché se le attività non vengono portate dall'esterno, spesso l'amministrazione penitenziaria non è in grado di farle, ma poi la carenza del personale e quant'altro. Io penso che questa povertà del carcere però non sia, diciamo, semplicemente una scelta malaugurata o un accidente del destino cinico e baro, ha a che fare con il carcere, cioè ha a che fare con, appunto, quel tratto costitutivo del carcere come ospizio dei poveri, come l'ospizio dei poveri. E allora, se, diciamo, la pena vuole avere la sua funzione, che in gergo penalistico si chiama di prevenzione generale, di, no? Di minaccia, di, in qualche modo, di una sofferenza a chi, per dissuadere dalla commissione di un reato, oppure, come si dice
in sociologia, se la pena deve rispondere a quella sua ragione di minore preferibilità rispetto alla vita libera, significa che la pena, il carcere, deve essere un po' peggio delle peggiori condizioni di vita esterne, cioè delle condizioni di vita dei poveri che stanno fuori e che devono essere dissuasi dal commettere reati, secondo, diciamo, queste teorie. Quindi, diciamo così, la povertà del carcere, ahimè, è un tratto strutturale del carcere, perché altrimenti il carcere non assolve efficacemente alle sue funzioni. E allora rischiamo che quella, come dire, quella penuria e fino anche quel degrado degli spazi penitenziari, la scarsità del personale penitenziario, non sono un accidente, sono funzionali al modo con cui si intende che il carcere debba svolgere la sua funzione. E questo significa che è difficile, ovviamente, fare altrimenti. Mi avvio, diciamo, rapidamente alle conclusioni, ma io credo che la responsabilità nostra, in questo caso dico di tutte le persone civilmente motivate, al di là del fatto che poi svolgano funzioni specifiche professionalmente, come fanno gli amici avvocati, oppure istituzionalmente, come facciamo noi che facciamo temporaneamente i garanti detenuti, e comunque il nostro impegno deve essere rivolto a tener fede, diciamo, a ciò che dice l'articolo 3 della Costituzione, non solo nella parte della eguaglianza formale tra le persone, ma soprattutto nella parte dell'eguaglianza sostanziale, e qui vengono in ballo le formazioni sociali a cui facevo riferimento prima. Giustamente la giurisprudenza costituzionale in anni recenti ha teso a valorizzare quel riferimento alle formazioni sociali anche con riferimento all'ambiente penitenziario, al posto dove alcune persone sono costrette per ragioni legali a vivere una parte più o meno significativa della loro vita. E allora in questo, diciamo, appunto, in questa dimensione, nella dimensione appunto del perseguimento di quelli che sono gli scopi costituzionali, è importante lavorare perché quell'articolo 3 capoverso della Costituzione possa trovare riscontro anche in carcere. Ovviamente questo impegna in modo particolare le figure professionali come quelle coinvolte, diciamo così, nella tutela legale, appunto perché possano dare, diciamo così, la migliore, più qualificata assistenza tecnica alle persone che sono in carcere e spesso anche oltre, questo va detto, diciamo così, le strette ragioni, diciamo così, d'ufficio. Perché bisogna sapere, lo sappiamo tutti noi che frequentiamo il carcere, che, diciamo, assumere la difesa di una persona detenuta, addirittura di una persona detenuta con problemi di svantaggio sociale importanti, diciamo sì, è una cosa che, diciamo sì, non porta remunerazione, non porta vantaggio, va fatto, diciamo sì, con una motivazione particolare. Ma poi noi abbiamo la responsabilità, per esempio noi garanti, in modo particolare noi garanti territoriali, di far sì che gli enti territoriali facciano tutto ciò che possono e che devono fare, diciamo, a beneficio delle persone detenute. Penso, diciamo, innanzitutto, come garante regionale non posso fare a meno di pensare a questo, diciamo, penso alle necessità di assistenza sanitaria che sono di diretta responsabilità delle regioni e che ovviamente sono la principale delle preoccupazioni di chi sta in carcere, per una sorta, diciamo sì, di ossessione ovviamente delle proprie patologie nella costrizione fisica, diciamo sì, in carcere. E penso appunto alla necessità di costruire occasioni di istruzione, formazione, orientamento, inserimento lavorativo,
penso alle necessità di assistenza e di sostegno sociale, tutte queste cose noi lo dobbiamo pensare, diciamo sì, dentro il carcere, rivolto alle persone detenute, innanzitutto, diciamo sì, a partire dal principio di uguaglianza, e cioè le persone detenute ne hanno diritto tanto quanto le persone che sono fuori. E poi le dobbiamo valutare sotto il profilo dell'eguaglianza sostanziale. E allora chi è in carcere ha necessità di qualcosa in più, perché l'assistenza sanitaria da prestare in carcere è qualcosa in più dell'assistenza sanitaria da prestare fuori, perché la persona che è in carcere non si può scegliere il medico di base, non può andare dal medico privato o all'ambulatorio privato a fare delle analisi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi bisogna pensare a delle politiche, delle azioni che compensino le condizioni di svantaggio di chi è in carcere. Questo, diciamo, è molto difficile ed è particolarmente difficile, siccome questo nostro incontro parte su iniziativa degli amici di Catanzaro, è particolarmente difficile nel Mezzogiorno d'Italia, dove le risorse del territorio ovviamente non sono quelle che possono esserci nelle aree metropolitane del Nord Italia, le risorse, dico, della società civile, dell'economia o di quant'altro, e quindi richiedono un impegno ancora maggiore. Però penso che questo è quello che bisogna fare per cercare di compensare quella naturale macchina della disuguaglianza che è il carcere. E poi tutto questo però ci porta a dire, come spesso provocatoriamente, diciamo sì, ci è stato controbattuto, beh, ma allora bisogna andare in carcere per aver diritto alla salute, per aver diritto all'inserimento lavorativo e quant'altro. No, non è questo. Il principio rimane il principio di uguaglianza, il principio rimane l'uguaglianza sostanziale. E però è vero, diciamo sì, che se noi fossimo capaci di rispondere in carcere a queste domande di assistenza, di formazione, di inserimento lavorativo, di sostegno sociale, noi forse saremmo capaci anche di fare prevenzione, e cioè di evitare che le persone vadano in carcere, perché se noi fossimo capaci di, appunto, costruire risposte a queste domande, a questi bisogni sociali delle persone che più frequentemente entrano in carcere, probabilmente noi daremmo il maggior contributo alla riduzione dei problemi, dei pericoli, della devianza nel territorio, e dunque produrremmo sicurezza. E io credo che questo è lo sforzo che bisogna fare per contrastare insieme il carcere e la povertà. Grazie. Grazie professor Anastasia. Sì, l'augurio è quello che effettivamente il carcere possa veramente diventare il luogo di risocializzazione, di inserimento sociale, proprio per effettivamente portare avanti quella giusta funzione rieducativa della pena. E per questo bisogna, come anche dicevo, potenziare all'interno delle carceri quegli specifici programmi che riguardano l'istruzione, le attività culturali, anche perché, come diceva, la Cipriota è costituita la popolazione carceraria dai poveri, e quindi mancare già a priori quell'istruzione. Quindi ovviamente la strada è in salita, però ognuno nel proprio territorio, nel suo piccolo, può fare tanto. Perché tante sono veramente le problematiche che io in questo, diciamo, ancora a poco lasso di tempo ho avuto modo già di notare, ad esempio anche nella casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro, dove effettivamente ti rendevi conto che in alcune sezioni mancava anche l'asciugatrice. Così come, e quindi uno resta perplesso che nel 2023 ci possono essere queste problematiche, così come le docce in comune al posto del soffione ci sono le bottigliette di plastica ritagliate per indirizzare l'acqua. Faccio giusto degli esempi per capire quella che comunque dovrebbe essere un principio base, una necessità, e non, in tali casi non ci dovrebbero essere
ovviamente questi disservizi, ma ancora oggi ci sono veramente dei disservizi quasi da terzo mondo. E adesso proseguiamo con il prossimo relatore. Diciamo che è quindi innegabile che il carcere peschi nella marginalità sociale con l'effetto di moltiplicarla in modo esponenziale, per cui analizzando le recenti soluzioni giurisprudenziali emerge un riformismo penale che coincide con il populismo panpenalista. Se la povertà fabbrica il carcere si industria a generarne di nuova. E su questo che adesso prende la parola il professor Domenico Bilotti, docente di diritto ecclesiastico e storia del diritto canonico presso l'UMG di Catanzaro. Prego, Domenico. Mi senti? Non ti devi sentire. Oh, adesso ti sentiamo. Va bene? Sì. Perfetto, d'accordo. Allora, grazie mille innanzitutto a tutte le realtà istituzionali e di formazione che hanno reso possibile questo pomeriggio di confronto, di valutazione di una problematica che è antica quanto antica il carcere, perché credo che possiamo dire che le riflessioni con cui cercherò di non annoiarvi per i prossimi 15-20 minuti denunciano subito il loro punto di vista, la loro direzione. La carcerizzazione della pena è già una misura antisociale e il cattivo uso della legislazione penale lo è ancora di più, è ancora più antisociale della carcerizzazione della pena. Mi è capitato di frequentare questo argomento, le connessioni tra povertà e carcere e tra carcere e povertà, ormai più di una decade addietro, quando su una rivista di diritto amministrativo facevo un confronto tra le disposizioni del decreto Amato e quelle del decreto Pisano. E lì sostenevo e temevo quello che purtroppo era già sotto gli occhi di tutti e che anche appuntamenti come quello di oggi pomeriggio continuano a sottolineare. C'è tantissima pena, tantissima sanzione in assenza di processo e di reato che passa nelle maglie dei provvedimenti dell'amministrazione dello Stato. È tema che non sfugge all'analisi della dottrina, pensiamo a quello che dice Pulitano nell'introduzione alla parte speciale del sistema penale. Segnala l'astrattezza della tutela patrimoniale e proprietaria quando non ci sono correttivi materiali nel tessuto civile per favorire che ci siano invece condizioni di redditualità dignitosa, come prevederebbe invece la Costituzione. E per la verità, in modo ancora più radicale di Pulitano, una cosa del genere è stata sostenuta anche da Paolo Grossi, inoltre la legalità. Nel 2020 Grossi ci dice che ci servono nuovi criteri, nuove esigenze, perché il gap tra la legalità in senso formale e la legalità in senso sostanziale è un gap esausto, finito. È la categoria su cui ci poggiamo per nascondere le nostre inadempienze. Allora, ci inventiamo di dover rinnovare ogni giorno la differenza tra un diritto sostanziale e un diritto formale, ma in realtà quello che avviene sotto i nostri occhi è molto più ultimativo, molto più visibile. Quindi, come ha efficacemente detto il moderatore dei lavori, la maggior pretesa punitiva sulla condizione di bisogno ne genera ulteriore. Aumenta sia la pretesa punitiva sia la condizione di bisogno. E mi piace, visto che parliamo dei rapporti tra povertà e carcere, segnalare un'intuizione che c'era nelle lezioni di Toronto di Michel Foucault, laddove utilizza un sostantivo molto interessante per spiegare il vissuto
all'interno degli istituti di pena, di cui non dà una definizione teoretica, questo è vero, ma si capisce perfettamente che vuole dire. Gli illegalismi, cioè le piccole sottrazioni di legalità che servono alle istituzioni per andare avanti. La legalità carceraria, dove per legalità si intende il funzionamento della struttura carcere, il suo buon andamento, nel senso deteriore di questo andamento fisiologico, ha bisogno di legalismi, ha bisogno del mercato nero dei prodotti di consumo, ha bisogno del mercato nero delle sostanze stupefacenti, ha bisogno del mercato nero dei psicofarmaci. Negarsi queste tre forme di indotto, di illegalismo, come diceva Foucault, all'interno delle carceri italiane, significa non parlare delle carceri italiane. E una composizione della Corte Costituzionale particolarmente interessante, insomma, particolarmente funzionalistica, la composizione Cartabia-Zanon, quindi stiamo parlando non certo di un punto di vista abolizionista sul diritto, ma riformista, manutentivo, oserei dire, con la sentenza 97-2020 faceva cadere il divieto assoluto di scambio di oggetti di modico valore tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, ovvero le persone ristrette nella situazione peggiore di compressione delle libertà non potevano perdere il diritto a scambiarsi quei beni d'uso che sono il contrappunto quotidiano all'esistenza di ciascuno e anzi molto di meno. Ha fatto efficacemente l'onorevole Bernardini l'esempio del telefono, che per noi è così quotidiano, quasi spasmodico. Io, per annoiarvi il meno possibile, mi sono messo la sveglia sul telefonino, che così comincerà a farmi tremare la mano quando avrò superato i tempi. E il diritto alle comunicazioni telefoniche subisce quelle limitazioni che ricordava prima l'onorevole Bernardini. Quindi mi sembra che ci muoviamo consapevoli tutti che il carcere, tante volte lo si dice, è una contraddizione di sistema, pur essendo uno dei tipi di spesa pubblica meno sottoposti a contrazione, quindi è un'amministrazione che ha risorse per agire, almeno nel livello apicale, attenzione, perché anche quello è un problema che ci segnalano gli amministrativisti, ci segnalano gli scienziati delle finanze e così via. Probabilmente sono risorse che nel filtraggio vertice base si disperdono, vengono utilizzate male, ma ci sono. Rispetto invece a una condizione di detenzione che non fa altro che accrescere le stesse situazioni fattuali per cui è più probabile che la gente abbia commesso il delitto che giustifica la sua condizione di deprivazione della libertà. Questo perché senza titolarità non esiste libertà. Se non ho possibilità di decidere della mia esistenza sociale, della mia esistenza civile, è molto più facile che possa arrivare a delinquere. Ovviamente non faccio del determinismo sociale, credo abbastanza nel primato della responsabilità individuale da poter dire che non ci sono contesti oggettivi che possano mai sostituire il mio indice di colpa, ma è anche vero che il contesto oggettivo nel quale muovo la mia autonomia negoziale, la mia capacità d'agire e così via, è un formante del tipo di condotte che sarà più facile che io ponga in essere. E a questo proposito cerco anche di essere antiretorico su due questioni che forse ripetiamo in modo un po' troppo unanimistico, interessandoci poco del contenuto che hanno quelle definizioni. Si fa un gran parlare di diritto penale liberale. Intendiamoci su che cosa stiamo definendo diritto penale liberale.
se il diritto penale liberale di Gladstone, probabilmente posso essere d'accordo. Può interessarmi capire che la condizione delle carceri è lo specchio dei rapporti dell'esclusione sociale. Se il diritto penale del costituzionalismo può interessarmi, se il diritto penale degli statuti liberali, per capirci, della legislazione unitaria, mi fa un po' più paura. È in fondo il diritto che inventa la prevenzione personale del nostro sistema contro categorie tipiche della devianza sociale, i nomadi, i mendicanti, i girovaghi, le prostitute. C'erano già nel diritto canonico, soltanto che il diritto canonico, in modo forse più equo, li sottoponeva alla legge del momentaneo passaggio. Invece la prevenzione degli statuti liberali per queste categorie inventa la possibilità di sloggiarli, di cacciarli fuori dai confini della polis attraverso il foglio di via. Quindi intendiamoci bene sui termini che utilizziamo. E intendiamoci bene anche quando parliamo di giustizia riparativa per ovviare ai mali odierni del sistema carcere. Sono convinto che la giustizia riparativa possa avere un grande ruolo, un ruolo importante. Mi indispettisce che nel nostro dibattito ne siano passati due significati tendenzialmente più classisti, perdonatemi, ripetizione e gioco di parole, perché ne è passata un'idea essenzialmente di patrimonializzazione dell'offesa, che non dice nulla di diverso dal vecchio meccanismo dell'oblazione. Non si riesce a uscire dalla struttura bipartita, multa, delitti, reclusione, ammenda, contravvenzioni, arresto. Quindi il gradiente è sempre la restituzione patrimoniale, che abbia un connotato specifico di stigma penale, come pure mi lascia molto perplesso quando si teorizzano incontri tra vittima e carnefice come se si trattasse di clausole in bianco, e invece quella è un'operazione, il professore Anastasia, diciamo, è un maestro di questi insegnamenti. La criminologia critica ci insegna che il contatto tra la vittima e il carnefice in alcune circostanze è un fattore traumatico sia per l'una che per l'altra. Quindi usiamola, è certo meglio qualsiasi giustizia riparativa di ogni giustizia afflittiva. Attenzione a non prendere l'aspetto repressivo e di classe, appunto, della riparazione per farne qualcos'altro. E poi, visto che insomma un po' il foro lo militiamo, concedetemi anche una malizia, ma non sarebbe stato meglio della riparazione nel diritto processuale penale una grossa campagna di depenalizzazione, di razionale depenalizzazione nel diritto penale sostanziale? Perché guardate che il tema della povertà c'entra tantissimo con questa cosa. C'entra tantissimo l'effetto che fa sui poveri l'esercizio dell'azione penale e l'effetto che fa sui non poveri l'esercizio dell'azione penale. C'entra tantissimo l'effetto che fa qualunque combinatoria monetaria sulle mie condizioni di partenza. È anche uno delle leve che si usano per giustificare la disciplina del lavoro penitenziario, che mi sembra in più punti da rivedere, è l'idea che essa sia certo componente determinante del trattamento educativo. Ne sono convinto, però questo lavoro nella realtà è più facile che lo faccia la giurisdizione, e in particolar modo la giustizia costituzionale, dell'amministrazione del singolo istituto di pena. Questa è una cosa che mi lascia particolarmente perplesso. Sto facendo riferimento ovviamente alla sentenza della Corte Costituzionale 532 del 2002 sul trattamento educativo e lavoro, e la 158 del 2001 sul diritto al riposo annuale da parte del detenuto che lavori presso l'amministrazione carceraria. Molto dovrei dirvi, mi avvio però a concludere in 100 secondi.
Io penso che non sia stato solo il carcere a dichiarare guerra alla povertà. Temo che il diritto abbia dichiarato guerra alla povertà, seguendo il buon esempio che gli veniva dal carcere. Se pensiamo anche, ahimè, a quella basculante risposta giudiziaria, che ad esempio era la 18.119 del 2018 della Cassazione Penale, lo stato di indigenza non integra di per sé la scriminante dello stato di necessità. Beh, grazie, un libro di diritto penale l'ho aperto persino io, non è quello il tema. Credo piuttosto il tema sia che in una società di classe, non come quella che stiamo vivendo, come quella che stiamo costruendo, il diritto di difesa, cioè la difesa dei diritti soggettivi, è radicalmente incompatibile alla difesa del diritto, dove intendo il diritto oggettivo dello Stato apparato. La difesa del diritto non può limitarsi ad essere la difesa del diritto oggettivo dello Stato apparato. Io credo molto di più nel diritto di difesa, la difesa dei diritti soggettivi. Grazie. Grazie professor Bilotti. Adesso prende la parola il collega Orlando Sapia del Foro di Catanzaro, avvocato penalista, responsabile osservatorio carcere della Camera Penale Alfredo Cantafora di Catanzaro. Orlando Sapia farà una panoramica su quella che è la crescita del sistema penale sostanziale, quindi nuove fattispecie di reato, aumento degli edittali di pena, burocratizzazione del processo penale, caduta delle garanzie difensive, incentivazione ai riti alternativi, sovraffollamento carcerario. A te la parola, Orlando. Grazie Luciano, grazie dell'invito che mi avete voluto fare a partecipare a questa discussione. Ho ascoltato con grande interesse tutti coloro i quali mi hanno preceduto. Mi aggancio, perché è stato immediatamente precedente a me, al quanto detto dal professor Bilotti, che mi ha fatto venire in mente una frase che qualche anno addietro ebbe a dire un grande capitalista che vive ancora, Warren Buffett, il quale disse la lotta di classe esiste e la mia classe l'ha vinta. E questa frase si sposa, poiché parliamo di povertà, con un altro passaggio che, approfondendo l'argomento, mi è venuto in mente, che riguarda un brano dell'Utopia di Tommaso Moro, laddove, quindi siamo nel 1500, all'inizio del 1500, Tommaso Moro a uno dei suoi protagonisti fa dire che nessuna pena, nessuna sanzione penale gli avrebbe mai tolto la fame. E la problematica qui, vediamo che si aggancia con quanto ricordava il professor Bilotti circa la giurisprudenza in materia di stato di indigenza, perché vado anche a quanto da te anticipato, perché un dato esiste, che se tu rubi qualcosa in un supermercato, andiamo nel pratico, prodotti per bambini, pannolini, saponi, qualcosa da mangiare, ma lo stato di indigenza non ti verrà mai riconosciuto, o comunque il passaggio è uno che non ti verrà mai riconosciuta l'esimenta. Non ti verrà mai riconosciuta la causa di giustificazione, a meno che non sei veramente lì per avere un collasso in termini di disidratazione, ma in quel caso diciamo non si qualificherebbe neanche il furto, o qualora uno si agganciasse a una bottiglia d'acqua per trovare sollievo. Ma anzi, ti verranno contestate perlomeno due aggravanti, che fino a prima della riforma Cartabia comportavano la perseguibilità d'ufficio è una pena da 3 a 10 anni, che sarebbe la pena dell'ultimo comma del 625 collegato al 624 del codice penale, quindi del furto aggravato. Oggi, grazie alla Cartabia, il legislatore fa prima dei passi avanti, poi fa dei passi indietro, perché si rende conto che è andato troppo avanti. Il legislatore, sarebbe meglio dire la politica, ormai sono divenute fattispecie perseguibili a querela, di conseguenza molto spesso la querela in queste tipologie non c'è e si va con una sentenza
di non doversi procedere. Ma il problema non è risolto, perché se molti oggi potranno essere prosciolti da questo tipo di imputazione, comunque il diritto penale ha conosciuto un'espansione in termini di, sia di fattispecie che di edittali negli ultimi anni. Io faccio un esempio. L'altro giorno mi trovavo a studiare un processo che riguardava sempre uno di questi reati patrimoniali, perché stiamo parlando dei reati dei poveri. Poi il 90%, butto lì una percentuale per dire la stragrande maggioranza dei reati, sono i reati dei poveri, sono i reati della povera gente, sono i reati dei disgraziati. Stavo studiando un processo che riguardava il furto in abitazione, che ad esempio non è stato interessato dalla Cartabia, e avevo come problematica da risolvere quale pena dovesse, in caso di malagurato di condanna, incontrare il mio assistito, perché il 624 bis nel corso degli ultimi anni ha conosciuto un'espansione, quindi ho dovuto capire qual era la pena più favorevole, perché nasce il 624 bis di cui non si sentiva la necessità, mi permetto di dire, sarebbe furto in abitazione e con strappo. Pensate che lo strappo era già un aggravante del 625, quindi è stata una ridondanza, e poi comunque tra il 624 e il 625, contestandoli entrambi, ci sono sempre state delle pene abbastanza alte. Introducono il 624 bis nel 2001 e siamo dinanzi a un governo Amato, quindi si sente questa necessità, e le pene al tempo erano da 1 a 6 anni, con le aggravanti potevano essere da 3 a 10. Recentemente, nel 2017, abbiamo avuto una modifica da parte del... doveva essere il governo Renzi e il ministro era Orlando, ed era la legge 103 del 2017. Questa legge è importante perché è una legge che è stata, diciamo, considerata una legge di una certa rilevanza, perché aveva anche le deleghe per la riforma dell'ordinamento penitenziario, però accanto alle deleghe questa legge portava in sé degli altri frutti, che erano per esempio l'aumento delle pene per il 624 bis, che da 1 a 6 passavano da 3 a 6 e da 3 a 10 da 4 a 10. Perché faccio questi riferimenti? Per evidenziare come innanzitutto questa riforma è similmente ha riguardato la rapina e l'estorsione, quindi un governo di centro-sinistra è stata ulteriormente riformata in peggio poi da un governo di centrodestra, che era il governo 2019, ministro dell'interno era Salvini, era doveva essere il governo Amato, Conte, il governo Conte doveva essere, quindi era un esecutivo giallo-verde, e decidono di intervenire ancora su questa normativa, che sto prendendo a mo' di esempio, ma poi la cosa si espande a macchia d'olio su tante altre fattispecie. E i reati e le pene, gli edittali, vengono portati da 4 a 7 anni per la fattispecie base, quindi da 3 a 6 che era con Orlando diventa da 4 a 7, con l'aggravante con Orlando, con la riforma Orlando era da 4 a 10, diviene con questa legge del 2019, la numero 36, da 5 a 10. E il dato è un altro, che nell'ultimo comma viene inserito un apposito divieto di prevalenza delle attenuanti, tranne alcuni casi tipo l'aver restituito quanto era oggetto di furto, le attenuanti generiche che servono per dare la giusta dosimetria della pena, viene espressamente vietata la prevalenza o l'equivalenza delle attenuanti generiche. Quindi significa che eventualmente, se ti dovessero riconoscere alcune attenuanti o le generiche, si avrebbe la diminuzione dopo che è stato compiuto l'aumento. Quindi praticamente per dei furti che molto spesso sono di scarsa rilevanza, noi abbiamo... Si tratta a volte di 100, 200, 300 euro, qualche oggetto d'oro, cioè stiamo parlando di cose che non mandano in rovina nessuno, per quanto chiaramente sbagliate devono essere perseguite, ma oggi come oggi c'è il rischio di prendere qualcosa
poniamo caso che venga riconosciuto 6 anni, e con uno sconto poi di un terzo si arriva a 4, che siamo al limite per l'esecuzione penale intramenia. Praticamente se il soggetto ha qualche altro precedente si aprono realmente le porte del carcere. E questo è esemplificativo di quello che è avvenuto nell'arco degli ultimi, io dico dopo Tangentopoli, perché Tangentopoli ha dato la stura a questo utilizzo del sistema penale, che però i semi già esistevano. Abbiamo avuto un aumento degli edittali per le estorsioni, per le rapine. Molto spesso sono stati aumentati i minimi e o è stato posto il divieto di prevalenza e equivalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. E questo cosa produce? Produce che il giudice praticamente è sottoposto a un certo automatismo che non ha più una forbice da 1 a 10 per irrogare la pena e decide di irrogare 1, 1 e mezzo, 2, ma la forbice diventa da 4 a 10 e quindi il minimo si alza molto. Ecco perché si dice, più che si dice, è stato scritto un bellissimo libro di alcuni anni addietro di uno studioso francese che però si è trapiantato in Nord America, che è un sociologo, Loïc Wappant, che era titolato Punire i poveri. Il dato è questo, c'è questa tendenza, funzionalità dei sistemi punitivi nei riguardi della povertà. È sempre stato così, non è una novità, non è una novità di adesso, non è propriamente una cosa contemporanea, anche se oggi diciamo c'è un risorgere di questa compassione di punire sicuramente. E su questo poi voglio anche spendere qualche parola. Faceva riferimento il professor Anastasia per l'appunto al discorso delle tra il XIII e il XIV secolo, è da lì che parte tutto quanto, dalla necessità di controllare una massa di espropriati fondamentalmente. E come lo si controllò? Con un potere punitivo che iniziò piano piano a centralizzarsi, perché prima alle autorità, usiamo questo termine in senso generico, non è che interessasse molto cosa facevano i gruppi, le persone tra di loro, c'era una forma di autoregolamentazione dei conflitti, diviene la necessità di regolamentare i conflitti da parte dello Stato quando lo Stato ha necessità di controllare anche, diciamo, le masse di quegli espropriati dall'utilizzo comune di quelle terre. Una delle leggi che fu introdotta fu la legge contro i furti della legna caduta. La legna caduta serviva per quegli anni di quella 14, 15, 16 secolo per riscaldarsi fondamentalmente, per cucinare, ed era di uso comune la legna caduta. A un certo punto diviene un delitto e viene come tale punito con quelle pene corporali che poi, diciamo, il periodo illuministico portò al superamento. Ma tornando ad oggi, il discorso del panpenalismo, di un diritto penale che va a cercare di regolamentare qualsiasi cosa attraverso la minaccia della sanzione, lo vediamo anche attraverso la reintroduzione di fattispecie di reato che sono state depenalizzate. Correttamente dice il professor Pilotti, sarebbe una depenalizzazione, ma il legislatore per esempio aveva depenalizzato il blocco stradale, il divieto di accattonaggio per esempio, sono stati reintrodotti, se non ricordo male, nel 2018, mi pare che sia la data, con un decreto o legge poi convertito in legge. È stata aumentata la pena, che prima era fino a 2 anni, e è stata portata fino a 6 anni per quanto riguarda le occupazioni di edifici, 633, quindi è stata triplicata con le aggravanti, ovviamente si arriva fino a 6, prima era bloccata fino a 2. E sicuramente sono delle scelte politiche questo utilizzo del diritto penale per gestire il conflitto sociale, come lo è stato anche il DPR 309 del 90, la cui applicazione in materia di disposizioni a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti porta a circa un terzo dei detenuti presenti, cioè nel senso che
circa un terzo, un po' meno di un terzo, sono condannati proprio in attuazione del DPR 309 del 90. Il problema non è se devono o no essere condannati, se hanno violato la legge è corretto che siano condannati, però mi chiedo anche, l'articolo 73, comma primo, che appunto riguarda la detenzione ad uso non esclusivamente personale di sostanze stupefacenti, il cosiddetto spaccio, prevede delle pene da 6 a 20 anni. E pensate che l'omicidio è punito con almeno 21 anni. Io dico, è una delle legislazioni più severe in materia di droghe che c'è in Europa. E spiega anche perché a un certo punto abbiamo avuto questo sovraffollamento carcerario. Il DPR 309 del 90 da un lato, questo utilizzo di pacchetti sicurezza che porta all'inasprimento delle sanzioni penali per quanto riguarda i delitti contro il patrimonio, che prima ho elencato. L'ostatività da un altro che impedisce di utilizzare le misure alternative, per quanto ha una, diciamo, percentuale minoritaria, però lo impedisce. L'interdittiva, nel caso di dire, all'utilizzo di quelli che sono gli istituti di clemenza collettiva, quali l'amnistia e l'indulto. Quando parlo dell'interdittiva mi riferisco alla riforma costituzionale del 92, che ha previsto che la legge di amnistia e di indulto possa essere approvata con votazione per articolo e votazione finale di almeno 2/3 della maggioranza, e questa è una cosa che non si raggiunge, tant'è che per l'indulto del 2006 è caduto anche un governo, anche a causa di quell'indulto, era il governo Prodi. Allora, questo insieme di cose ha prodotto questa sovraffollamento carcerario e quindi questo carcere che è sempre più, come sempre è stato, contenitore della povertà. Il dato lo sviscerava bene il professor Giostra nella relazione che chiudeva gli stati generali sull'esecuzione penale, in cui verso la fine io ricordo che scriveva vanno bene le misure alternative, vanno bene le sanzioni di comunità, però ricordiamoci che stanno a valle, lo sto richiamando liberamente, ma il senso questo era, perché dobbiamo tenere presente quello che sta a monte. Quello che sta a monte è il penale sostanziale, perché se il penale sostanziale è così, è ovvio che non ci saranno misure alternative che terranno, non ci sarà carcere che terrà, perché saranno dei numeri così grandi che andranno sempre crescendo che sarà impossibile trovare una soluzione. E il penale deve tornare nel suo angolo, che è quello dell'extrema ratio, non deve fuoriuscire da quest'angolo. Queste secondo me sono le origini del sovraffollamento, e io dico che il sovraffollamento carcerario, la povertà nel carcere, la povertà di risorse, che poi mi sembra di aver letto da qualche parte che ogni detenuto costa allo Stato 130 euro al giorno circa, praticamente quanto un degente in una residenza sanitaria assistenziale per anziani. Vengono anche dei dubbi di capire come mai ci sono questo tipo poi di ristrettezze fisiche. Io penso anche al discorso, siamo stati come Camera Penale più volte al carcere di Siano, c'erano dei bracci, delle sezioni dove non c'erano le celle per singola camera detentiva, e quelle che c'erano erano qualcosa di improponibile, diciamo, ricoperte dalla muffa, ecco, io ricordo questo, oltre al fatto che c'era il centro clinico dove era importante per la piscina, ma per la riabilitazione, ma poi questa piscina non era mai stata messa in azione, ecco. Poi si aprono queste cose in una regione, come giustamente qualcuno ha detto, che non soffre quel sovraffollamento carcerario, non soffre quel sovraffollamento che va nelle statistiche, ma soffre sovraffollamento di altre natura. Io penso al discorso, sento qualcuno che parla, io penso al discorso del sovraffollamento dei soggetti con patologie psichiatriche o anche con disabili. Ricordo che vi era un detenuto disabile che per avere la cella per disabile lo avevano messo nella sezione disciplinare e lì non poteva fare il cammino dentro la sezione. E dicevo, l'altro aspetto importante, e l'ha accennato l'onorevole Bernardini, è il dato dei liberi sospesi. Se noi prendiamo i liberi sospesi, i detenuti
e quelli che stanno in misura alternativa o sanzioni di comunità, lavori di pubblica utilità, messa alla prova che comunque è seguita dall'ufficio dell'esecuzione penale esterna, se noi prendiamo questi soggetti arriviamo a 200.000 unità. Cioè, se andiamo agli anni 90 e guardiamo le statistiche, agli anni 90 i detenuti erano 32-33.000 nei primi anni 90 e poche migliaia quelle che usavano le sanzioni alternative alla detenzione. Questo comporta un aspetto, che la situazione è quadruplicata, perché seguiamo un modello, che è il modello americano, quel modello che ha 8 milioni di persone coinvolte nelle esecuzione penale, 2 milioni nell'esecuzione penale interna, dentro le mura, e 6 milioni in quella esterna. E il modello americano è il modello in cui i poveri vengono messi in un angolo fondamentalmente. Perché? Perché lo Stato si è ritirato, ne possiamo fare riforme legislative, ma finché lo Stato si ritira dai suoi compiti sociali, come è avvenuto negli ultimi anni, noi abbiamo il passaggio dal welfare state del dopoguerra a questa passione contemporanea di punire gli ultimi 40 anni che ha portato al prison fare, allo stato della prigione. Io ho concluso. Grazie Orlando, grazie, sono d'accordo con te che una poi delle cause del sovraffollamento carcerario è stata dovuta anche all'aumento dei minimi edittali, quindi sono tante le problematiche e quindi ci sarebbe bisogno di riforme ad hoc dell'ordinamento penitenziario. Adesso continuiamo con il prossimo intervento a conclusione, quindi prenderà la parola il collega Francesco Jacopino, avvocato penalista del Foro di Catanzaro, nonché segretario della Camera Penale Alfredo Cantafora di Catanzaro, che ringrazio nuovamente per il suo prezioso contributo. A te la parola, Francesco. Grazie Luciano, grazie a te, ma permettimi innanzitutto di dire grazie a Maria Teresa e ad Agenfor per la sensibilità che ha mostrato nel dare spazio ad un tema e ad un mondo del quale non si discute mai abbastanza. Grazie agli illustri relatori e grazie a te per l'impegno che da subito, da quando sei stato nominato primo garante dei detenuti della nostra città, che ha un carcere importante, hai da subito profuso un impegno straordinario. L'evento di oggi ne è una ulteriore conferma e sono io grato a te per aver voluto dare voce a chi non ha voce. Io ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi e sono stato davvero colpito dalla ricchezza e dalla profondità dei contenuti che ciascuno di loro ha espresso, e non ne avevo dubbio perché ne conosciamo davvero il vero, sincero attaccamento ai problemi del carcere. Sono relatori che conoscono tutti dal di dentro i meccanismi di funzionamento, se vogliamo, di malfunzionamento del sistema carcerario. Li ringrazio per gli stimoli ulteriori che oggi ciascuno da par suo ha voluto offrirci. Non è facile trarre delle conclusioni, però qualche spunto di riflessione provo a darlo anch'io, partendo da un dato che è il nostro faro, che è la Costituzione. La nostra Costituzione quest'anno ha compiuto 75 anni, e non indica, lo sappiamo, soltanto il limite all'esercizio del potere punitivo dello Stato, né è una classificazione, un catalogo di diritti. La nostra Costituzione ci impegna singolarmente come formazioni sociali, individuando dei doveri di solidarietà. E mi piace collegare l'articolo 27 all'articolo 3. Recentemente il professore Maiello ha sviluppato una riflessione che voglio condividere con voi. Dice il professore Maiello: l'idea che la sanzione penale debba costituire una manifestazione di rancorosa vendetta che deve inseguire fino all'ultimo giorno il condannato nel suo luogo di privazione della libertà è uno schiaffo terribile alla teoria personalistica della nostra Costituzione, la cui norma più alta è proprio il 27 terzo comma. L'articolo 27 non è un orpello che ingentilisce sul piano estetico la nostra Magna Carta, ma è in stretto collegamento con l'articolo 3,2, col principio di uguaglianza sostanziale. Ed è qui un passaggio che mi piace molto sottolineare. In sostanza, attraverso il riconoscimento della funzione risocializzante della pena, lo Stato prende impegno di creare le condizioni perché chi è entrato da delinquente esca da persona che possa osservare le regole della legalità. Ora, io credo che questo impegno in qualche modo lo abbiamo fallito un po' tutti,
Perché vedete, quando Rita ci ricorda che il carcere è popolato in grande parte ancora oggi da tossicodipendenti, da extracomunitari, da malati psichiatrici, da persone che hanno commesso reati contro il patrimonio, è chiaro che la prigione è elettivamente oggi una discarica sociale, un centro di raccolta differenziata, un luogo di contenimento dei marginali. E da questo punto di vista, in conclusione, io vorrei provare a dare, vorrei dare voce a, ai poveri tra i più poveri che popolano le nostre carceri. Perché vedete, quando leggo nelle statistiche ufficiali che ci sono 1.500 persone che devono scontare non un residuo di pena, ma una pena inferiore ad un anno, e quasi 3.000 persone che ne devono scontare una che va da 1 a 2 anni, io comprendo quale sia il livello di povertà che popola il carcere. Persone che evidentemente giungono in carcere dopo una vita condotta con difficoltà e lungo il bordo di un precipizio che separa sempre di più il percepirsi parte della società e il collegarsi invece ai suoi limiti estremi. È evidente che il carcere è una struttura complessa che in meno di un anno non ha neanche la possibilità di elaborare un programma di trattamento e il tempo stesso di conoscenza e di valutazione iniziale che supera la stessa durata della pena. E allora queste categorie soggettive sono destinate alle porte girevoli dei gironi infernali, perché sono brevi segmenti di tempo destinati a ripetersi. Una serialità dell'alternanza tra periodo di libertà e periodo di detenzione che finisce, lo ha detto bene il professore Bilotti, per inasprire la marginalizzazione. È chiaro che qui la finalità rieducativa è una mera enunciazione. C'è una inutilità delle norme proprio nei confronti di coloro che, avendole violate, dovrebbero essere aiutati a comprendere il valore e l'eterogenesi dei fini, oltre al fallimento della società. Questi soggetti ci restituiscono plasticamente l'immagine che il carcere, appunto, è un luogo dei marginali. Perché è chiaro che se non riescono determinate categorie di soggetti ad accedere alle misure alternative, questo è indice dell'estrema povertà che li caratterizza, povertà di supporto sociale, povertà di assistenza legale, e un mia culpa forse lo dovrà fare anche la mia categoria di appartenenza, povertà nelle comprensioni delle norme, povertà, l'ha detto bene Rita, materiale, a volte non c'è un'abitazione o non è adeguata, ma è chiaro che questa area di marginalità non può trovare risposta nel carcere o nella sanzione detentiva, altre dovrebbero essere le risposte: nell'istruzione, nel sostegno abitativo, in un reddito minimo, anche nella capacità di intervento, di orientamento quando ci si trova di fronte alla prima forma di deviazione verso aree di criminalità. E allora è chiaro che il primo stimolo, e concludo su questa prima parte, è quello che ognuno di noi deve orientare l'impegno per togliere dal campo di azione del carcere queste categorie fragili, dove alla fine ad essere in qualche modo ristretti uno stile di vita. E mi piace qui ricordare la prospettiva di Alessandro Margara, che teorizzava una detenzione sociale, strutture di responsabilità dove ad essere prese in carico il soggetto da parte del territorio, con un legame più denso, diciamo, con la collettività, la società. Si parla di progetti di responsabilità territoriale, molto bello questo tema, e peraltro mi pare che nell'antologia La giustizia, il senso di umanità, vi sia anche un contributo del professor Anastasia. È molto bello, e dovremmo riflettere sul senso anche di questo progetto di responsabilità territoriale e di questa forma di detenzione sociale, perché bisogna sottrarre i detenuti fragili a una percezione del nulla nel quale vengono in qualche modo proiettati con la detenzione. Non dimentichiamo che il carcere per questi soggetti spesso è totale alienazione, è un altrove esistenziale, è un mondo separato, è un luogo stigmatizzato e stigmatizzante che favorisce un processo di spersonalizzazione soggettiva sul quale poi diventa terreno di coltura chiaramente anche l'iniziativa suicidiaria, di cui siamo tristemente, diciamo, spettatori con numeri sempre più alti. Allora dobbiamo scommettere di più sui territori, anche su quei sindaci che sono capaci di farsi carico di un cambio di passo culturale nella gestione delle fragilità. Ed è ovvio che tutto questo ci rimanda alla necessità di cambiare il discorso pubblico sulla pena. La ragione collettiva deve smascherare l'equivoco e l'inganno che stanno alla base dell'equazione più pena più sicurezza.
lo ha detto bene il professore Giostra, a meno che non vogliamo punire tutti con l'ergastolo, il detenuto prima o poi dal carcere esce, il problema non è se ma come, e lo diceva bene Rita, il detenuto che esce dal carcere senza l'ammortizzatore della misura alternativa è soggetto ad un tasso di recidiva del 70-80%, quando invece vi è un accompagnamento nel reinserimento sociale, l'abbattimento è a soglie inferiori al 20, dove il 20 è in qualche modo sbilanciato dalla detenzione domiciliare fino a se stessa. Quindi dobbiamo recuperare nella ragione collettiva il senso e l'utilità della funzione della pena, oltre che i limiti della pena, in qualche modo depurandolo anche dalle tossine che questo discorso pubblico lo hanno sbilanciato su una deriva populista che sembra purtroppo inarrestabile. E lo vediamo nella politica criminale. La politica criminale oggi, come diceva bene anche il professore Bilotti, non va verso una depenalizzazione, ma risponde agli umori, alle emozioni della massa con l'inasprimento della pena, con l'aumento del catalogo del 4-bis. Chiaramente questa non è una direzione che ci fa ben sperare per quanto riguarda l'alleggerimento del peso delle povertà in carcere. Ed allora una prima conclusione provvisoria, mi permetterete, citando Hannah Arendt sulle sue origini del totalitarismo, diceva Arendt: la sventura che si può abbattere su una società non è la perdita di specifici diritti, ma è la perdita di una comunità disposta e capace di garantire qualsiasi diritto. Ed è per questo che il primo diritto che l'umanità deve garantire a ciascun individuo è l'appartenenza a essa. E allora questo mi pare, diciamo, un impegno che ciascuno di noi in qualche modo deve assumere. E alla povertà in carcere ne abbiamo parlato oggi con dovizia anche di particolari, grazie agli illustri relatori, segue la povertà del carcere. Lo abbiamo capito, la pena, quella detentiva, è la meno indicata per tendere la rieducazione del condannato. La pena detentiva, il carcere, ha una dimensione criminogena sempre più spessa, e laddove si volesse dare attuazione all'articolo 27 terzo comma, bisognerebbe spostare il baricentro verso sanzioni di comunità, che avrebbero sicuramente una capacità più effettiva rispetto al fine che ci proponiamo di conseguire. Certo, una logica di decarcerizzazione in qualche modo la interpretata e l'ha tradotta in realtà normativa la Cartabia con le pene sostitutive, quantomeno per quanto riguarda un'area di criminalità che si assesta nella media sicurezza. Vedremo che impatto avrà sul piano qualitativo e anche quantitativo. Parlava di giustizia riparativa il professore Bigotti, vedremo anche che tipo di risposta potremo registrare nella prassi da questo angolo visuale. Ma nel carcere rimangono situazioni di povertà un po' indotta da un mai risolto problema di sovraffollamento, perché se è vero che i problemi dell'esecuzione penitenziaria non coincidono con i metri quadri, è anche vero che la vivibilità dello spazio è una condizio sine qua non per una agibilità anche di un percorso di risocializzazione. E non c'è dubbio che nel carcere bisogna abbandonare la prospettiva correzionalista. Se vogliamo davvero dare senso al 27 terzo comma, dobbiamo immaginare un carcere che somigli al mondo dei liberi, che faccia dell'istituto di pena una palestra per i detenuti, una palestra all'interno della quale ciascun detenuto possa costruire o ricostruire una competenza a vivere nella legalità all'interno del consorzio civile. E mi piace al riguardo chiamare un'efficace espressione di Lucia Castellano: occorre costruire un carcere dei diritti, non dimenticando che il carcere dei diritti era già in qualche modo interpretato e fatto proprio nella stessa e presente nella stessa legge del 75, nonostante sia rimasto inattuato, così come la legge del 75 aveva concepito una magistratura di sorveglianza, mi permetterete questa breve digressione, non solo come giudice delle misure alternative, ma anche come garante della legalità all'interno del carcere. Questa funzione è stata un po' smarrita e andrebbe invece recuperata, soprattutto perché altrimenti il carcere diventa un'area di sospensione della legalità, come le tristi vicende di cronaca ci restituiscono purtroppo. È chiaro che se oggi, in qualche modo, quantomeno per la media sicurezza, va letto con favore il passaggio da un regime chiuso a un regime aperto, almeno
per quanto riguarda la libertà di movimento dei detenuti nella sezione dove sono collocati, e anche una sorveglianza dinamica, diciamo, che è un po' da contraltare a questa prospettiva. È chiaro che però c'è un problema, che è il come si riempie il tempo nelle carceri, perché se non si riempie questo tempo con attività attraverso le quali il detenuto viene allenato alle abilità di cittadino, ci ritroviamo di fronte ad un fallimento del percorso rieducativo. E l'istruzione è il primo elemento attraverso il quale vanno allenate queste abilità. L'istruzione non può essere una variabile muta nel percorso detentivo. E anche qui i numeri sono imbarazzanti. 5.000 persone non hanno completato l'obbligo scolastico, 1.000 sono totalmente analfabeti, 600 non hanno superato la soglia della scuola elementare. È vero, per fortuna, che ci sono poli universitari, di questo bisogna ringraziare anche la nostra università. Penso alla straordinario impegno del professore Charlie Barnao, penso all'amico Domenico Bilotti che è qui, che su tale versante anche dell'insegnamento in università dedica tanto tempo e spazio. Ed è anche sicuramente positivo registrare 146 stranieri iscritti nei nostri poli universitari. Ma a fronte di questo dato certamente positivo che abbatte le distanze tra detenuti e mondo esterno, la fetta di popolazione carceraria ancora oltre la soglia dell'alfabetismo, al di sotto della soglia dell'alfabetismo, comunque di poco sopra, ci restituisce un problema enorme, perché la costruzione della conoscenza e l'espressione della cultura di cui ogni soggetto è portatore sono aree di strutturazione del sé individuale. E allora l'obiettivo primario mi pare che debba essere quello di ridare significato al tempo della detenzione. Bisogna liberarlo da una connotazione di tempo sottratto alla vita o di tempo di attesa, dove i detenuti possono avere la sensazione di avere buttato via quella quota di tempo. E non è un caso, è stato anche detto, che il 70% dei detenuti regge questa assenza di tempo, questo vuoto del tempo, solo grazie agli psicofarmaci. Allora, da un tempo senza misura bisogna passare ad una misura del tempo che sia capace di dar forma e occasione ai detenuti per acquisire corredi positivi per la loro soggettività e anche per l'avvio di un percorso di reinserimento. E in questo senso anche la tecnologia può aiutare. È un dato positivo anche qui, e mi avvio rapidamente alla conclusione, che sia utilizzato la rete internet nelle carceri, perché questo in qualche modo consente ai detenuti di acquisire competenze informatiche e di ridurre lo spazio poi che si può creare con la società nel momento in cui viene recuperata la libertà. Ma la strada verso l'umanizzazione della pena carceraria è ancora lunga e lontana. Bisogna partire da una bonifica del linguaggio e dello stesso gergo carcerario. Bisogna incrementare le opportunità di lavoro, valorizzare il volontariato. Bisogna valorizzare le relazioni familiari, non solo quelle fisiche, ma anche quelle audiovisive. E in questo credo che sia efficace quello che ci ha detto Rita e anche il professore Bilotti. Bisogna riordinare la medicina penitenziaria. Luciano Giacobbe, nel precedente incontro che ha voluto fare al riguardo, si è occupato specificamente sul problema del diritto alla salute. Bisogna porsi un problema di integrazione dei detenuti stranieri, della tutela delle detenute madre, del rafforzamento della libertà di culto, anche della previsione di attività di giustizia riparativa. Sono tutti questi momenti qualificanti sui quali deficitario il percorso di risocializzazione. E per ultima, ma non per importanza, bisogna affrontare il tema del diritto all'affettività, che è un tema che non riguarda e non è stato superato positivamente solo in nazioni, in paesi che noi possiamo assimilare culturalmente al nostro. Penso alla Francia, alla Germania, alla Spagna, alla Svizzera, alla Svezia, alla Norvegia, al Belgio, all'Austria, alla Danimarca, per citarne alcuni. Ma il diritto all'affettività è riconosciuto anche in paesi che storicamente non riteniamo che abbiano lo stesso corredo valoriale sotto il profilo della civiltà del diritto. E penso non solo alla Croazia, ma alla stessa Albania. Eppure in Albania esiste il diritto all'affettività. Questo è un tema importante del quale bisogna farsi carico. Se ne era fatto carico lo Stato generale, se non fosse miseramente fallito, come purtroppo sappiamo. E di questo la politica ha una grande responsabilità. Concludo. Ha osservato il professore Palazzo che occorre impegnarsi in una battaglia culturale tesa a difendere l'idea che di per sé la privazione della libertà e dei diritti
non genera sicurezza. E laddove dovesse esserci il carcere deve essere un luogo che rispetta la dignità e i diritti dei detenuti. Perché solo un carcere dei diritti può ambire a risocializzare la persona realizzando una funzione di prevenzione speciale, secondo quanto è stato sancito dalla nostra Costituzione. E allora, anche in vista di questi traguardi, credo che una riflessione come quella odierna ci restituisca la consapevolezza della necessità di coagulare le energie migliori affinché al diritto penale di rotta si reagisca con una lotta per il diritto, con una lotta per i diritti, ivi compreso il carcere dei diritti. Vi ringrazio. Grazie Francesco per la tua veramente splendida conclusione. Sì, è vero, il carcere deve realmente diventare quel luogo di risocializzazione, di reinserimento sociale, e come è stato detto nel corso di questo webinar, devono effettivamente essere potenziati specifici programmi di istruzione, tutela alla salute, attività sportive, ricreative, e non deve essere un luogo dove ovviamente si buttano le chiavi per il detenuto. Deve essere un tempo non perso, ma un tempo proprio per recuperare e reintegrare la persona privata della libertà personale. Io ringrazio veramente di cuore tutti i relatori, perché la finalità poi di questi webinar è quella appunto di insistere promuovendo attività di sensibilizzazione dei diritti umani, di tutela delle persone private della libertà personale, sviscerando tutte quelle che sono le problematiche, le criticità, ma anche organizzandoci per poter fare, ripeto, ognuno di noi nel nostro piccolo, nel nostro territorio, qualcosa di importante. Io con il dottor Donato penso che ci siamo attenuti all'orario che comunque ci aveva indicato, quindi spero di sì. Dottor Donato, mi sente? Sì, sento, c'è più qua. Perfettissimo. Allora lascio anche a te la parola, se vuoi dire qualcosa, dopodiché chiuderemo questo. Sì, diciamo, lascerò a te l'ultima parola. Io posso solo dire che è stato un evento molto interessante, seguito da mediamente 100 persone, e quindi che sono stati, come dire, lì, diciamo, incollate allo schermo. Chiaramente è un problema enorme, un problema sociale, politico, insomma, molto trasversale, molto interessante. Ringrazio gli illustri relatori che sono stati veramente eccellenti. Io non ho altro da dire, se non passare la parola a te, Luciano, e buon proseguimento di serata. Ok, allora vi ringrazio, vi saluto e vi do un arrivederci ai nostri prossimi webinar o convegni che hanno ad oggetto ovviamente le problematiche e le iniziative degli istituti penitenziari. Grazie e un caro saluto a tutti. Grazie Garante, un saluto. Grazie, ciao a tutti. Arrivederci.